Bene, posso dire buongiorno, posso dire benvenuti, posso dire, no, forse una cosa nuova, è andato via, bene. Ah, allora. Una cosa nuova che forse chissà perché, mi torna in mente un'antica frase che doveva essere più che un pensiero. Non è troppo rimbombante? Dite voi. Che ho scritto all'inizio di questo volume, di ormai ben 40 anni fa e più, occorre indubbiamente coraggio. Quindi, riconoscente, grato che siete venuti, ma però fino a un certo punto, perché se non foste venuti, io non avrei avuto bisogno di andare a raccogliere là, per tutti gli angoli di casa, e nella storia questo coraggio, perché sembra che, ma proprio quasi fulmineamente, sia scoppiato negli ultimi giorni. L'altra settimana ancora non c'era. Si vociferava dell'invasione degli Unni. Attila, flagello di Dio, magari, ma è andata a finire male. Poi invece è accaduto inaspettatamente, ma forse voci circolavano, ma le voci circolano sempre da tante parti, ma non c'è nemmeno da perdere tanto tempo a vedere quelle che sono vere, quelle che sono false, quelle che sono bugie, quelle che sono malignità, quelle che sono intuizioni o cose geniali, eccetera. Per cui, non so se adesso ricordo qualche cosa, ma sì, forse. Vabbè, pensiamo a sempre per il problema, per il rapporto con la realtà. Per il rapporto con la realtà, che questo è un corso di psicologia dinamica. Ricordiamocelo, quindi bisogna fare sta psicologia dinamica. La psicologia dinamica che si dovrebbe occupare del funzionamento mentale degli esseri umani. Si dovrebbe occupare della realtà della mente. E così ci hanno provato in tanti, ci hanno... Però devo ripetere, dire che in queste parole di psicologia più o meno dinamica, comparsa peraltro anche manco 150 anni fa, con Bunte si dice, eccetera, insomma, tutte sciocchezze, non è quello, ma soprattutto anche psichiatria, comparsa ancora più tardi, addirittura se vogliamo, con i suoi confini, con la sua identità nel 76, figuriamoci, quasi meno di 40 anni fa. E invece quella che c'è da sempre è un'altra cosa. Qual è l'altra cosa? Non l'avete scoperta? Filosofia. Ora, ognuno si fa la propria identità, uno è medico, uno eccetera, boh. Quindi fa, e psichiatria si chiama medicina della psiche, e quindi ancora lì si poteva illudere di stare nell'ambito di questa scienza, che insomma, se vogliamo, se non proprio, ma sì, come idea, c'era ai tempi di Ippocrate, 2500 anni fa, si dice che comincia con Ippocrate questa idea della medicina di affrontare, osservare innanzitutto le realtà che si scostano da
quella che è, diciamo pure, la norma, norma fisica. Norma che già aveva dei confini molto elastici, per cui era norma anche, norma umana, anche se uno era alto 2 metri e uno era alto 1,50, 1,60. No, forse con 1,50 veniva il nanismo ipofisario, no, ma 1,60 no, eccetera. Oppure capelli biondi, capelli mori, capelli rossi. Verdi no, non c'erano, azzurri nemmeno, sono stati fatti recentemente. Però era sempre normale. E quindi il medico, questa figura, doveva scoprire questa cosa che non era normale, non rientrava in questi, come dire, sì, alcuni dicono canoni, oltre ai quali non si poteva andare per essere normali, anche se questi canoni, questi confini, erano elastici, appunto, come ho accennato prima. Uno poteva essere anche senza naso, con una gamba di meno, con le braccia di meno, ma sempre essere umano era. Cioè non che la presenza della singola parte faceva questa definizione non solo di essere umano, ma di essere umano normale o... È lì che è esatto, esattamente quando, il giorno, il mese, l'anno, quando era sano di mente, quando invece veniva fuori la malattia. Certo, concettualmente è venuto fuori con Ippocrate. È venuto fuori con Ippocrate distinguere. Non so se quei tempi nella Grecia antica capitava qualche cinese. Però vedere la pelle gialla era normale, anche se noi cinesi erano abbastanza alti, i giapponesi erano bassi. E se invece le sclere erano gialle, e allora Ippocrate diceva qui c'è qualche cosa che non va, che sia una malattia. E poi tentò anche di darsi una ragione di queste cose qua, di questi elementi osservabili, di queste percezioni degli altri esseri umani che si discostavano da questa norma, da questo, non voglio operare la parola schema proprio, ma insomma sì. Per cui è strana la parola schema, perché lo schema, se ha delle linee, dei punti di riferimento precisi, se ne levi un po' troppi, non è più uno schema. Mentre la realtà umana, prima ho detto soltanto senza un braccio, senza una gamba, senza capelli, sempre realtà umana. Adesso potrei aumentare e posso dire che anche senza gambe e senza braccia, azzardo anche la testa. Si vede un tronco, ma si dice che è umano, più o meno morto, ma è umano, come se proprio questa eccolo. La parola schema non funziona più, perché se togli e se fai un disegno, effettivamente rimane un rettangolo, se adoperi soltanto la linea, che è il tronco, ma di umano non c'è niente, è un rettangolo, è chiaro. Invece no, nella percezione del corpo, anche se manca l'80%, si può ricostruire, cioè, è quello che fanno anche gli antropologi quando trovano dei reperti, per cui poi ricostruiscono tutta la figura umana, magari solo da un piede, solo da una mano, solo da un pezzo di cranio.
Ecco perché quasi quasi, 2 minuti fa, 3 minuti fa, 4 minuti fa, stavo per non dire la parola schema e dire un'altra cosa. Però dicendo questo apro tutto un discorso, è un po' complicato adesso, cioè l'immagine. Oh, signori miei, sapete che questo lo diceva Aristotele? Sì, anzi, sto copiando. Non copio perché non mi piace. Però sì, che un albero è sempre un albero anche se c'è un tronco senza radici e senza rami e senza foglie. Oppure con le radici ma senza foglie, senza tronco ma con le foglie, le radici, eccetera, sempre albero e c'è un'immagine. E detto questo, è difficile dire che questa immagine non è esattamente una figura percepita e ricordata. Se no, di fronte a una rossa, di fronte a un pelato, io vorrei dire, no, uno è un essere umano, uno no. No, no. Anche se sono due cose completamente diverse. Anche se sono cose cui ci si rapporta, spero, in maniera completamente diversa. Sempre immagine umana è. Mi fermo subito. A parte questa piccola tosse con questi tempi tra molto caldo e molto freddo, eccetera. Perché voglio riprendere il discorso di questo passaggio dal rapporto con la realtà materiale, quella percepibile, quella percepibile nella vigna, nella coscienza che si vede e che fa la riproduzione della percezione che si chiama ricordo cosciente, per cui questo permette, mettiamo, di riconoscere una persona dopo averla vista. Perché la retina registra l'oggetto, ne fa una figura, questa figura dovrebbe andare, sembra che vada al lobo occipitale, alla corteccia del lobo occipitale e poi quando la rivedo la riconosco perché ho questo ricordo cosciente. Se non ho il ricordo cosciente non la riconosco come se la vedessi per la prima volta. Quindi prendiamo questa parola e immagine e vediamo se concorda con la parola ricordo cosciente. Io non l'ho fatta concordare. Io ho voluto distinguere, anche se normalmente no. E tante volte dico ricordo con molta, che volete fare l'analisi, invidia, con molta... che un certo Kennan ci ha preso 1 milione di euro di premio Nobel per non aver distinto queste due cose, la memoria dal ricordo cosciente. Ha detto soltanto memoria antica, memoria moderna, eccetera, ma la distinzione delle due parole non c'è. Ora, di nuovo, mi fermo, poi non mi fermo mai, ma... perché prima di andare a questo discorso che è molto grosso, molto, molto, molto ampio, riprendo questa faccenda della storia della medicina che parte appunto, come si dice tradizionalmente, con Ippocrate. Mentre quest'altre due cose, prima la psichiatria, che se anche compare la parola psichiatria sembra il primo decennio dell'Ottocento, 200 anni fa, sembra che già un qualche cosa ci fosse alla fine del Settecento, perché un certo Pinel, che faceva il medico, sì, eccetera, ebbe l'idea geniale, di guardare, perché prima mettevano tutti in carcere, sia che si trattasse di pellagrosi, malati fisici, tubercolosi,
matti, delinquenti, criminali, assassini, stavano tutti insieme. Nelle galere. E lui dice, no, momento, questo non è, non è un criminale. Eppure sembra che fosse un omaccione grosso, quello, eccetera. Non è un criminale, quindi è inutile che lo tenete legato con le catene al muro. Scioglietelo, perché questo, ecco, è un malato. Perché questo non è proprio che sia un criminale, diciamo, per il momento. Non andiamo oltre adoperando la parola cattivo, eccetera, eccetera. Non è un criminale come l'assassino, eccetera. E difatti accadde che questo liberato, sciolto dalle catene, fu un servo affezionatissimo, fedele di questo psichiatra, e per tutta la vita, eccetera. E lì venne fuori un po' il discorso che ci doveva essere una malattia della mente, non solo del corpo. Cioè, in queste parole, non criminale, ma malato. Non malato di fegato, di cuore, di polmoni, no, no. Non malato del corpo. Malato nel mente, carattere, boh, insomma, quella volta. Siamo nel 793. Nell'ambito della rivoluzione francese, del regno dell'illuminismo, nell'ambito della identità umana come razionalità, nell'ambito della ricerca di una razionalità buona, non una razionalità cattiva, con il massimo rappresentante, che era Rousseau, eccetera, uno illuminista, eccetera, in cui ci sarebbe stata la natura buona, però nel gioco di parole diceva che la natura umana era la razionalità. E quindi, pochi anni dopo, 12 anni dopo, nell'805, un certo Esquirol comincia a distinguere quelle che adesso si chiamano nevrosi e psicosi. Le nevrosi, le psicosi erano malattie del cervello. Quello che adesso dovrebbe essere inquadrato nel termine neurologia, cioè lesioni della sostanza cerebrale, lesioni fisiche verificabili, dimostrabili, ictus, non ictus, eccetera, eccetera, trombosi, non trombosi, così via, traumi e così via. Le nevrosi invece potevano essere trattate, non so se dirlo, pedagogicamente, con la rieducazione. Appunto, non voglio dire, non si parlava ancora di psicoterapia, però lì era successo che era cominciata a venire fuori, per merito di un certo Mesmer, un certo tipo di rapporto, senza che il medico, anche se lì di medicina forse si parlava poco, il medico osservasse il corpo del paziente. Si pensava a un, come dire, sì, rapporto, possiamo dire anche influenza forse, di un essere umano su un altro essere umano, senza che questo sia, era legato alla stimolazione fisica del corpo altrui. Lo chiamò magnetismo animale. Certo Mesmer, siamo lo stesso alla fine del 700. 784 passò da Vienna a Parigi, eccetera, con reazioni varie, eccetera. Da lì, con esso, si sviluppò tutta una tendenza di andare a vedere questo che era la realtà oltre la percezione del corpo. Oltre la verifica sugli organi, eccetera, nella veglia, nella coscienza, con i cinque sensi, eccetera, eccetera. E venne fuori l'ipnosi. Venne fuori l'ipnosi, cioè questa faccenda che c'erano delle persone che riuscivano a portare
stare la persona non solo, non proprio al sonno, ma a uno stato di specie di sonno, reverie, cose per cui poteva parlare senza controllo della coscienza. E lì ci fu la scuola di Renzi, c'era poi Seguro, che raggiunse il massimo nell'880 eccetera, con Charcot, che faceva le grandi dimostrazioni a Parigi su questa ipnosi, portare le persone a una specie di letargo, non so, fuori, un abbassamento della soglia di vigilanza della coscienza, per far parlare e vedere che cosa veniva fuori. Questa cosa si sviluppò poi, ammesso che si sia sviluppato, che le parole siano esatte, continuò poi, dopo che Carus nell'846, che poi von Hartmann nel 78, Griesinger nell'80-82, aveva cominciato a parlare di realtà senza coscienza, di realtà inconscia, che poteva essere affrontata, pensata, eccetera. E quando appunto poi contemporaneamente c'era questa ipnosi, questa dimostrazione di Charcot e così via dicendo. La cosa va verso il 1880, 81, 82, 83, quando un illustre medico a Vienna, il dottor Breuer, era un illustre medico, aveva scoperto anche certe realtà del polmone, eccetera, famoso, con coraggio, perché l'ipnosi non era considerata arte medica, stava sempre nel fatto, i medici sono sempre molto organicisti, tuttora. E quindi i ipnotisti erano ciarlatani, chiacchiere, non era una questione medica, anche perché c'era il grande problema, chiamiamolo così, o sembrava una malattia sociale, che era l'isteria, cioè quel fenomeno per cui veniva fuori un sintomo patologico, paralisi, cecità, sordità, senza nessuna lesione organica. E lì ci fu la separazione, proprio la scissione tra medicina e isteria, perché i medici dicevano non è malattia, quindi non ci interessa, perché non c'è lesione organica. Nonostante questo si sviluppò l'ipnosi, con l'ipnosi si sviluppò questo pensiero su questi nomi che vi ho detto, Carus von Hartmann, Griesinger, poi lì comparve Janet in Francia, e venne questo Breuer, venne questo Breuer che fu chiamato perché una dolce fanciulla, Bertha Pappenheim, che nella storia è passata come Anna O, non beveva più, eccetera, eccetera. E quindi aveva delle lipotimie, specie di assenza di coscienza, eccetera, eccetera. E lui ebbe il coraggio di usare l'ipnosi, pur essendo un medico, e non considerato certamente un ciarlatano. E così fece un trattamento ipnotico. E da questo trattamento ipnotico venne fuori un ricordo. Il discorso che si ricordò che in tutta la storia molto drammatica di assistenza al padre che poi era morto perché aveva una malattia grave, e lei aveva vissuto cose che sembravano illusioni o addirittura allucinazioni, con vedere le unghie nere, le proprie unghie, mentre stava assistendo accanto al letto del padre, eccetera, o addirittura diventavano dei serpentelli,
eccetera, e poi era entrata in questa specie di crisi isterica, sì, no, epilettica no, anche se non c'era l'elettroencefalogramma. E per cui poi fu chiamata e fu fatto questo trattamento finché Breuer riuscì a farle confessare, anche se invece di parlare tedesco parlava inglese, farle confessare, c'è qualche cosa di imparato, farle confessare che aveva visto un cane che sleccava, beveva, i cani per bere sleccano dentro un bicchiere, eccetera, eccetera. Era rimasta così impressionata che era venuto il bolo isterico, che un groppo alla gola per cui non passava più la cosa. Come? Come venne questo ricordo, venne questa abbreazione, venne questa, ci fu la catarsi, si liberò di questa impressione, di questa cosa che aveva bloccato la gola, eccetera, eccetera, e guarì. Così raccontò Freud insieme a Breuer negli studi dell'isteria. Quando andai a Kreuzlingen, seppi che invece questa Berta Pavanani era stata ricoverata lì nell'83, perché non era guarita per niente. Anzi, era diventata una drogata. Accadde allora che verso la fine della cura con l'ipnosi che Breuer faceva, lui, fatti personali, storie personali, disse alla paziente che la moglie era rimasta incinta. A quel punto la Berta, la paziente, fece una specie di parto isterico, eccetera, e la cura finì lì. Finì lì e poi, siccome non era guarita per niente, allora fu ricoverata a questo sanatorio, un bel view di Kreuzlingen, vicino a Zurigo. Dormì nello stesso letto suo. Mi diedero lo stesso appartamento dove era stata ricoverata la Anna Hone, 100 anni prima, anche più, d'accordo, no, meno, forse 100 anni prima. Di lì vengono fuori gli studi dell'isteria con Freud, eccetera, e Freud continuò, mentre Breuer chiuse, Freud continuò questa ricerca nell'ambito dell'ipnosi, però non facendo ipnosi, ma soltanto, forse perché non era capace, sta facendo sdraiare il paziente, mettendo una mano sulla fronte, eccetera, e facendolo parlare liberamente, eccetera. Perché l'importante era il ricordarsi delle cose, il ricordarsi delle cose, e per cui quando poi si ricordava quello che è successo, eccetera, che poi era concettualizzato nel trauma infantile, allora guariva. Vabbè, sciocco. Perché non guariva per niente, eccetera, ma tutto al più era un discorso di liberazione che è comune a tutti i rapporti interumani quando uno si sfoga e riesce a parlare con l'amico o con l'amante, si sfoga un po' e poi sta meglio, è molto molto chiaro. Però lì venne che il concetto teorico fondamentale era il ricordo cosciente, riportare il ricordo, quello che ti è successo 5 anni, 3 anni, 4 anni, eccetera, eccetera. E poi, verso quando furono gli anni
89-90, con la morte del padre di Freud, eccetera, si mise ad osservare i sogni. Già lì c'è un passaggio per cui non è più l'ipnosi di far venire fuori questo pensiero senza coscienza, eccetera. Ma però c'era il racconto del sogno. E scrisse 7 genere di interpretazione dei sogni con tutta la teorizzazione, soprattutto nel capitolo 6° e 7° dell'interpretazione Traumdeutung, dell'interpretazione dei sogni. Contemporaneamente, sempre alla fine dell'Ottocento, in quegli ultimi 10 anni, inventò la parola psicanalisi, che era un punto eccetera, ma contemporaneamente, stranamente, anche nel 98, mi pare, venne fuori la parola psicoterapia. Venne fuori da un certo... come si chiama? Sì. Vabbè, me lo ricordo dopo. E venne fuori con la storia della psicoterapia. Già vi ho detto che lo studio della malattia mentale era cominciato alla fine del 700, era cominciato con Esquirol. Si doveva sviluppare poi, con un bel salto attraverso tutto l'Ottocento, fino a Kraepelin, che alla fine dell'Ottocento cominciò a fare un certo schema della malattia mentale, puntando tutto sulle due cardini delle grosse malattie, cioè demenza precoce e psicosi manico-depressiva. E siamo alla fine. Poi ci fu un altro passaggio dopo quasi 15 anni, per cui un Bleuler a Zurigo, al Burghezli, che era la clinica psichiatrica, eccetera, vide che il linguaggio di certi malati era strano, sembrava confuso, ma era un mettere insieme le parole senza senso. E parlò di schizofasia, mettila fuori come se ci fosse stata la scissione tra le parole, la lettera delle parole, e il significato di esse. Per cui si metteva insieme poltrona, piano, tempo, eccetera, ed erano discorsi che poi venne fuori la dissociazione mentale, che era quindi la schizofrenia. Ci fermiamo qui perché siamo nel 1909, circa, quando scrisse il trattato. Nel 1909 si era già sviluppata quella che si chiama psicanalisi di Freud. Nel 1909 si era già sviluppato il rapporto tra Jung, che era un assistente di Bleuler che stava a Burghezli, a Zurigo, e aderì a questa corrente, questo orientamento di Freud, detta psicanalisi. Aderì per 2 o 3 anni, poi nel 12 al primo congresso internazionale, eccetera, si separò per fare per conto proprio e se ne restò a casa dopo aver fatto una bella malattia mentale. Psicosi, che racconta tutto nel Quaderno Rosso, eccetera, per cui era un grosso malato di mente, ma insomma si separarono. Detto questo, ci dobbiamo di nuovo fermare un momentino, cambiare un po' capitolo e vedere come, accanto a tutti questi movimenti di pensiero a partire dalla realizzazione dell'identità medica, che mirava alla conoscenza per la cura, bisognava scoprire se le sclere gialle, che malattia è, perché, per poi poterle curare, eliminare questa anormalità, questa malattia che interveniva nel corpo, eccetera. Per cui
Invece si sviluppò un pensiero a proposito della realtà umana a partire proprio dai primi dell'Ottocento. Per cui non c'era soltanto la filosofia, o meglio, cerco di dire meglio, non è soltanto la ricerca è stata la filosofia in quanto pensiero della coscienza, così va detto, pensiero della coscienza e della veglia e del rapporto con la realtà materiale, però si piccarono, in particolare Schelling, di dare un'occhiata a un altro mondo della mente umana, detto inconscio. E siamo nel 1800. E questo inconscio, lì c'è tutta una ricerca che abbiamo fatto su il fatto che non significava, non voglio dire proprio il gioco di parole, ma proprio un movimento per alterare più che il significato il senso delle parole. Per cui poi questa realtà del pensiero senza coscienza non è che divenne una cosa non conosciuta e quindi da conoscere, da studiare, no? Ci fu la concettualizzazione in filosofia, che era inconoscibile. Il Das Unbewusste non significa non conosciuto, ma significa inconoscibile. Andate a cena con un tedesco e ve lo fate dire, chiaro? E lì rimase, e lì nessuno si permise mai di contrastare una, come si dice, definizione, una, a me vengono un po' le parole grosse, un imbroglio verbale di questo genere. Un, ecco, io cerco di leggere il senso, un anatema, un non si deve conoscere, proibito assolutamente pensare che si possa conoscere questo mondo, che non è quello della coscienza, del comportamento, della veglia, del linguaggio articolato, eccetera, eccetera. E difatti così è stato. E lì comincia tutta la storia, per cui questi che vi dicevo prima della psicoterapia, non c'era ancora la parola psicoterapia, di occuparsi dell'ipnosi con questo che veniva fuori, però non c'era la possibilità di conoscere. E il grande sforzo, grande mossa che sarebbe stata intelligente, che sarebbe stato un gigante del pensiero, è rievocare il ricordo cosciente. La truffa è che questo lo faceva Pico della Mirandola e Giordano Bruno. Esercizi di memoria, cosciente, non di memoria. Io adesso ho passato la parola memoria in altra situazione. Il ricordo cosciente, cosa che dura, credo, tuttora, non lo so, adesso forse meno. Imparare le poesie e le Ave Marie a scuola, all'elementare, la prima cosa, quando il bambino comincia a studiare, esercizi di ricordi coscienti, di memoria, eccetera, eccetera. L'unica cosa, perché? Perché rimaneva proprio il discorso che in verità questo pensiero senza coscienza è inconoscibile. Dietro l'inconoscibile, Das Unbewusste, c'è, vediamo se vi dico prima una cosa, cioè non è una cosa di cui l'uomo si deve occupare. Questo inconscio che poi con Grodek si chiamò S, e tante volte in tedesco adoperavano la parola id, come dire esso, una cosa così
da pensare come esistente, ma non nominabile. Non era una cosa non conosciuta. Sì, era una cosa non conosciuta. Era inconoscibile perché? Perché era spirituale. Motivo soltanto di interesse per la religione. Quindi medici, uomini, filosofi non se ne devono occupare. E così è restato. In filosofia nessuno si è mai occupato di questo mondo che poi è quello di 7-8 ore al giorno, o se volete 5-6, fate voi, e che occupa, cioè, 33 anni di vita contando 100 anni circa. Lì no. Vi sfido a cercare in tutti i filosofi noti qualcuno che si occupi di quello che io banalmente chiamo pensiero senza coscienza. Pensiero senza linguaggio articolato, ma per loro non è pensiero. E questa è una storia che è diventata in questa maniera di scissione tra materia e spirito, ma in verità risale al logos occidentale. In verità risale in particolare a Platone più che Aristotele. Per cui l'unica realtà è quella della ragione, della coscienza, della veglia, eccetera, eccetera. No, dell'altro è animalità. Siamo ancora nella mentalità di quei tempi in cui quello che sarebbe realtà è che la natura dell'uomo non si conosce. La verità starebbe nell'enigma della Sfinge, che è quell'animale che al mattino cammina con quattro gambe, a mezzogiorno con due, la sera con tre. E l'uomo sarebbe, già, perché prima di avere la stazione retta passa un anno di vita, e il bambino comincia a gattoni, come si suol dire, ecco le quattro gambe, poi si erge su due gambe, ovviamente, dopo l'anno di vita, per, salvo che il vecchio prende il bastone, e quindi ce n'ha tre. Beh, questa genialità, beh, insomma, mi sembra, eppure è tutto rimasto in questa maniera. Tanto che la favola che sarebbe stato Edipo a scoprire questo enigma della Sfinge, questa era una bestiola, sembra che sia il corpo di una leonessa, con la faccia di donna, che poneva questo indovinello e chi non lo risolveva se lo mangiava, lo divorava. E quindi ti raccontano nella mitologia che Edipo lo scoprì dicendo è l'uomo, però dopo andò a Tebe e ci fu una cosa, divenne re, sposò una donna che però era la madre, perché precedentemente era passato in un crocicchio di tre strade ed un vecchio sul carro gli ha detto un colpo di frusta sulla testa e lui l'ammazzò come reazione. Era il padre di Edipo che l'aveva abbandonato sul monte Ida, dopo avergli legato i piedi, che per questo si chiamava Edipo. E allora sposa la madre. Sposa la madre, ma venne la peste. Venne la peste. E allora venne la peste, chiamarono un induino che si chiamava Tiresia. Era cieco. Era cieco perché? Ma perché una volta passando per una strada vide due serpenti accoppiati. Lì guardò e fu trasformato in donna.
Dopo X anni ripassò per la stessa strada, vide due serpenti accoppiati, li colpì di nuovo e tornò ad essere uomo. E allora una volta c'era un diverbio tra Giove e Giunone. Un diverbio tra Giove e Giunone dice: chi gode di più nel rapporto sessuale, l'uomo o la donna? Tiresia, che sapeva tutto, allora disse: la donna. Giunone incazzossi e lo accecò. Giove, per compensarlo di questa cosa, gli dette la capacità di vedere oltre la percezione delle cose materiali, oltre il funzionamento della retina. E lui fece l'indovino. Fece l'indovino, fu chiamato a Tebe e Edipo domandò: che è sta peste? D'accordo? Sta peste in genere era l'ira di Apollo, erano le frecce di Apollo, che avevano anche decimato il campo degli Achei durante la guerra di Troia, 700 anni prima. Cos'è sta peste? E dice: tu sei il colpevole, gli dice. Tu non sai in quale fango sei caduto, verrà la falce bipenne a toglierti, eccetera, eccetera. Insomma, gli dice chiaramente che tu hai fatto ben 4 figli, 2 maschi e 2 femmine, Antigone e Ismene, e Teocle e Polinice, perché ti sei accoppiato con tua madre. Tragedia di non tragedia. Siamo tornati a livello animale, quando non c'è la sacralità della famiglia, non c'è l'incesto come nella realtà umana, e si accecò. E poi andò seduto nel bosco sacro alle Eumenidi, che erano le rinni, quando diventavano, si calmavano e diventavano buoni. Complesso di Edipo. E questo complesso di Edipo fu la domma, la legge, che purtroppo in certi ambienti tuttora funziona, che il bambino, ecco, senza ragione, non solo non ha la ragione umana, ma è anche perverso, è un po' strano, perché si nasce con quello che chiamano il complesso di Edipo: voler uccidere il padre e voler fare l'amore con la madre. Questo tuttora pare che sia, adesso non sia tanto tanto creduto. Ci sono, ma sempre, voci di strani rivoluzionari che poi non vengono presi in considerazione. Quello che viene in mente è che la realtà umana sarebbe questo. Ora, questo mondo del bambino, prima, non so dove, no, anche dopo, quando acquisisce il linguaggio articolato, sembra che raggiunga livelli anche di 7-14 anni, eccetera, eccetera, finché non riesce a sublimare questo uccidere il padre con l'identificazione con esso. Cioè, come se invece di ucciderlo, lo divorasse e diventasse come lui, l'identificazione. Come si supera il complesso di Edipo. Della madre Freud non ne parla. La donna è un essere inferiore, è un uomo castrato. Sì, vive con tutta l'invidia del padre. Insomma, questo sarebbe Freud, che avrebbe codificato a partire da 899, con questa interpretazione dei sogni, dopo gli studi sull'isteria e la storia di aver, in un certo senso, reso un po' autonoma questa cosiddetta psicanalisi con le libere associazioni,
dall'ipnosi, che avrebbe quindi codificato razionalmente questa possibilità di fare, chiamiamolo, una ricerca su se stessi. Una ricerca su se stessi, come se si fosse stata l'illusione della conosci te stesso, il gnosis auton, quello che è stato scritto sul festone dell'oracolo di Delfi e che sembra che sia stato il detto di Socrate, eccetera. Per cui si sarebbe questa cosiddetta, sarebbe stata, ma credo che abbia dominato per 100 anni la cultura. Per cui l'unica cosa che si può fare è stare lì e vedere sempre, per conoscere se stesso, quale sarebbe stato la cosa. Sarebbe una forma di ipnosi, senza ipnosi, per cui il paziente sdraiato sul lettino sarebbe cosciente, non abbassa la soglia della coscienza, però lascia fluire quelle che si chiamano i pensieri, le libere associazioni, i pensieri, eccetera, eccetera. E così fu per 20 anni, si costruì, fece un gruppo, una società, eccetera, eccetera. E anche se i primi tempi non fu molto seguito, non se ne incaricarono molto. Poi, dopo il secondo decennio, cominciò a essere del Novecento, cominciò a essere molto seguito, finché scoppiò la guerra mondiale. La guerra mondiale è lì. C'è una strana storia, adesso vediamo se trovo le parole giuste, non è mica facile. Per cui quella storia per cui non ha mai pensato di essere filosofo, non ha mai pensato di fare filosofia. Quindi questo interesse, questo staccarsi dalla medicina, come ha fatto questo Freud, inventore del... non dell'analisi collettiva, quella non sono stato io, della psicanalisi sul lettino, eccetera, non è passata mai per l'anticamera del cervello a nessuno che poteva avere un nesso con la filosofia. Invece bisogna considerare che adesso, non per dirvelo tutto, ma accanto a questo, per i primi 20 anni, oltre l'idealismo tedesco, con Schelling, Fichte, Schelling, Hegel. E questo aveva dominato abbastanza, senz'altro, in cui era venuto fuori questo imperio assoluto della razionalità, della ragione e della percezione cosciente. Parentesi, quello che chiamano adesso neorealismo si lega ad Hegel, che diceva appunto che una cosa era precisa, era quella che era quella, la percezione, quella dei sensi, dei 5 sensi. Poi con, e adesso è difficile, il Novecento, ci fu una splendida riunione alla libreria ormai quasi 2 anni fa, in cui ricordarono che in fisica, Bohr, non Bohr, Pirandello, non Pirandello, Picasso in pittura, in arte, ci fosse una svolta tra 800 e 900. Una svolta che poi, su questa bella epoca, che durò fino al 14, quando scoppiò la prima guerra mondiale, si mossero sempre su questa area tra classici e romantici, tra illuminismo e romanticismo, eccetera, in cui questa realtà non propriamente apollinea, dice Nietzsche,
non propriamente cosciente, lucida, della veglia, razionale, era accompagnata da un riferimento a un mondo sconosciuto, con tutti quei fumettoni, polpettoni della casa aristocratica, dove c'è la malattia mentale ereditaria perché il sangue è guasto, e allora horror, eccetera. E vi ricordate, non vi piace, non so, adesso non mi pare che non circola più molto, non lo vedo sul giornale, c'era la grande letteratura di Edgar Allan Poe, le cose orrende, terribili, la morte rossa, i denti strappati al cadavere, mamma mia, un sacco, finché arrivò qualche cosa di più, come dire, organizzato, nell'84 con Stevenson, con lo strano caso del dottor Jekyll e Mr. Hyde, in cui sotto questo medico per bene, bravissima persona, eccetera, c'era un qualcosa sotto che veniva fuori dopo che aveva avuto una certa pozione, una certa pozione che lui stesso aveva inventato. Dall'ipnosi si era passata a questa storia più o meno positivistica, organicista, per cui occorreva questo liquido, e veniva fuori una specie di scimmione cui aveva dato il nome di Mr. Hyde, che era cattivissimo, anche se una forza violenta, eccetera, eccetera. Adesso non è perché non sono avvezzo a queste cose, ma sapete, da poveretto, single, tante volte mi lascio andare a fare lo zapping, e vedo che ci sono delle rappresentazioni molto frequenti dei vampiri. Anche questi hanno una forza sovrumana. Sombano, fanno certi salti, certe, ma poi prendono una persona e la sbattono al muro. È un po' questo, come sarebbe, viene fuori la cosa scimmiesca del gorilla, non lo so, di cose che poi diventa Godzilla, Hong Kong, no, King Kong, scusate. Cosa è di questo? È che dice che oltre la coscienza, oltre la veglia, c'è questa bestialità, come se si tornasse a quello che diceva Platone, che diceva che oltre la ragione c'è un qualche cosa che è animale ancora, non è una realtà che non è diventata umana, è rimasta animale. Noi deriviamo dagli animali, e quindi hanno fatto questo ragionamento che c'è una bestia dentro, in ogni modo, che poi invece la ragione, la coscienza, la veglia e la ragione deve controllare, tenere a bada. E questo si trova scritto anche, alcuni cosiddetti illuministi sostengono tuttora questo, che il bambino è una specie di criminale, bestia, eccetera, che va tenuto controllato dall'adulto razionale, perché non sarebbe un essere umano, perché diventa. E questo lo dicono anche illustri intellettuali. Detto questo, come c'era questa cosa tra la fine dell'Ottocento, quindi aveva preso anche, nonostante questa svolta del Novecento, sì, c'era anche l'interpretazione dei sogni, ma è come se, guardando Picasso, guardando Cézanne, guardando lo stesso Van Gogh, guardando questi, eccetera, venisse fuori qualcosa che non era proprio la produzione, il dipinto, l'azione della mano che riproduceva la figura per come è stata percepita. Cioè che non era ricordo cosciente. Picasso è il tipico nel 6-7, no? Con le Demo Saint Mignon, fa questo, delle figure sono strane, come se fossero illusioni, cioè non proprio allucinazioni, ma insomma forme
strane, perché lì non c'era tanto il ricordo cosciente del percepito, perché allora si fa il ritratto, allora si fa la figura per quella che è percepita, per quella che è stata percepita, no. Si deforma, si altera, si modifica, eccetera, come se, ecco, venisse fuori qualche cosa che non è la percezione cosciente. Una ricreazione dell'immagine, sì, forse ho detto bene. Il percepito, poi faccio un volto più lungo, spropositatamente lungo, capelli completamente diversi da quelli che sono nella realtà, eccetera, con tutte le varianti che ci possono essere a seconda dell'artista, del pittore, per cui magari invece Matisse fa tutto un movimento molto elegante senza alterare, come fa Picasso, la figura percepita. E lì c'è allora qualche cosa per cui non si può più parlare di riproduzione del ricordo cosciente. Accanto a questo movimento nel pensiero rappresentato da questi qui, se diamo e facciamo un salto, mentre si sviluppava questa storia della psicanalisi con i tre saggi, eccetera, soprattutto col presidente Seber, e poi anche, guardate un po', ecco, scoppia la Prima Guerra Mondiale, finisce la Prima Guerra Mondiale, ovviamente nel 18, e lì si ha anche... Freud scrive, al di là del principio del piacere, per la prima volta nella sua vita pensa che la causa delle nevrosi sia la coazione a ripetere. Perché questi reduci della guerra sognano di cadere sotto le bombe, sotto le fucilate, di venire distrutti, eccetera. Dice, ma perché ripetere questa esperienza che era nella guerra? Ma che c'è? Un masochismo? Un volersi fare del male, un voler pensare alla distruzione propria agli altrui, e viene fuori l'idea dell'aggressività umana, che Freud non aveva mai preso in considerazione. Non aveva mai preso in considerazione perché il disturbo nevrotico era soltanto un disturbo sessuale, solo la sessualità, eccetera. Chiaro? Per quella storia del complesso di Edipo, no? Questa strana perversione originaria dell'essere umano, che invece di lui il concetto di separazione non ce l'ha proprio niente. E cercare altro, non c'ha per niente il concetto del diverso e dell'uguale, non c'ha assolutamente niente. In ogni modo, per dirvi che dopo la mia riunione scrive questa cosa della... dell'aggressività, e viene fuori questa parola che era comparsa nell'Ottocento, nella seconda metà dell'Ottocento, specialmente con Turgenev e Dostoevsky, con i demoni, perché c'erano stati gli anarchici, i decembristi, eccetera, che tiravano le bombe per uccidere Alessandro III, lo zar, eccetera, eccetera. E allora viene fuori questa idea dell'istinto di morte. E di lì sembra che ci sia stata una rivoluzione in tutto il gruppo della psicanalisi, perché molti non hanno voluto accettare questa cosa dell'aggressività originaria, mentre l'ha accettata molto quella derivazione che era la Klein, Melanie Klein, che stava a Londra, eccetera, che dice l'origine sta proprio nell'istinto di morte. Per cui ci sono subito la proiezione, senza che ci sia introiezione, dell'oggetto violento, aggressivo, eccetera, che si resta all'esterno, per cui non si sente perseguitato, perché ha messo, sfrutta l'idea della proiezione di cui Freud aveva parlato nel 95-96,
con la minuta H, la minuta K, eccetera. Quando parlava di parafrenia e così via dicendo. E quindi viene lì, e lì accade che in questa corrente che dovrebbe interessare la psicologia, che in Francia si sviluppa tutta una ricerca con Pichon, La Forgue, lo stesso Lacan, sul questo sintomo isterico, sul sintomo isterico dell'assenza della funzione, ma in particolare assenza della sensibilità, pur senza nessuna lesione organica. Senza nessuna lesione organica. E contemporaneamente, stranamente, un certo Otto Rank, nel 23, quando Freud scrive l'io e l'ess, scrive il trauma della nascita. Il trauma della nascita. Freud si scatena e nel 26, in Inibizione sintomo angoscia, cioè 2 anni dopo, scrive che non esiste nessuna nascita, non esiste nessuna cesura tra feto e neonato, che tutto è come prima perché esiste soltanto la rimozione. Ecco, questa faccenda che, secondo lui, una percezione poi viene dimenticata, cioè scenderebbe non so dove, in un altro posto, forse sullo sfenoide, cioè l'osso di base del cervello, non so dove si deposita. Per cui poi bisogna fare in modo di ricavarla e di farla venire alla luce, alla corteccia. E questo lo scrive dopo aver distrutto qualsiasi idea di nascita, che cambia tutto tra feto e neonato. Lo scrive nel 27 nel feticismo, che era diretto in particolare alla forza. Siamo nel 27. Contemporaneamente che accade? Ecco che ci rifacciamo anche in due sensi. Uno, ci riportiamo anche a quello che mi pare di aver detto non solo l'altra settimana, ma anche le volte precedenti. Chissà, forse mi sono lasciato andare troppo a vedere, a considerare, a cercare di raccontare quello che, sì, coraggiosamente la casa editrice ha scritto sul libro delle lezioni, Il pensiero nuovo. Adesso, prima del pensiero nuovo, vediamo il pensiero vecchio. Già, perché lì si svolge tutta una preparazione. Mentre esistevano tutte le ricerche filosofiche, ecco il nesso tra quella che avrebbe dovuto essere psichiatria, ma ancora Gentile nel 25 la chiama neuropsichiatria, cioè non assume un'identità autonoma nemmeno verbalmente, cosa che verbalmente e legalmente accade ben nel 76 con la parola psichiatria separata dalla parola neurologia. E quindi lì comincia un'elaborazione, quando insegnava Husserl all'università e impostava questo discorso sulla fenomenologia, in particolare fenomenologia della coscienza. Freud fa queste cose di continuare la sua ricerca con l'io e l'ess, inibizione, sintomo, angoscia, il feticismo e vabbè altri. Beh, quello degli istinti è precedente del 17. C'è un certo signor giovane detto Heidegger che a un certo momento se ne esce.
con Essere e Tempo del 27, proprio quando si verifica questa chiusura su quel pensiero che andava oltre la realtà materiale, quello che ecco quello che stava pensando dopo una, direi, militanza anche, non solo orientamento pensiero cattolico, antimodernista, eccetera, di Heidegger, ma verso un'altra filosofia che doveva essere una filosofia nuova, che addirittura metteva da parte tutto il modo di pensare precedente. C'è un soldo di verità, uno straccio di verità, ma un po' lo straccio è di quelle verità che ci sono sempre anche nelle false accuse. Ah, c'eri tu nella strada, c'eri, sì, ho capito, c'ero io nella strada, non ho mica ammazzato io quello che sta in cima o alla fine della strada, non basta. Cioè che... forse Heidegger voleva andare oltre, voleva, gli è venuto di andare oltre a questa cretineria, stupidità, di avere un'idea di esistenza soltanto della realtà materiale. La rimozione contiene un'idea, per cui, di realtà non materiale, di realtà, quella che si può chiamare anche psichica, Freud non l'ha mai pensata. Anche se avrebbe fatto la psicanalisi che si occupa di realtà psichica, cosa che dice chiarissimamente più di una volta, addirittura alla fine, nel 38, nel semanale di psicanalisi, che la malattia mentale è una malattia organica, non c'entra niente, le altre sono chiacchiere, ma in fondo quello che conta è la lesione o la cerebropatia, l'alterazione organica del cervello. E vogliamo riconoscere, credo che sia doveroso, che Heidegger cerca di andare oltre. Cerca di andare oltre. E per arrivare appunto a questo Seinzeit, Essere e Tempo. Ecco, e qui adesso mi ricordo quello che ho detto all'inizio. Quello che ci occorre indubbiamente coraggio. Perché? Nella storia accadde che questo signore Heidegger, dopo aver scritto questa cosa qui, dopo aver eliminato il suo maestro Husserl, il grande fenomenologo, e prendere la cattedra, divenne anche rettore, e aderì incondizionatamente al partito nazista. Questa storia, ormai sono quasi 100 anni, è stata discussa per 100 anni. Questa storia ha portato a quasi una e mezza. Uno e un quarto, una e un millesimo, tra coloro che sono stragrande maggioranza, quasi tutti, e non so chi sarà questo quasi, che dicevano, quella fu una storia opportunistica, quella fu una storia per la quale per far carriera, quindi sarà una cosa da puttana, eccetera, però il pensiero resta un pensiero nuovo, superiore al normale. È un gigante del pensiero, anche se poi si è un po' sporcato, eccetera. Occorre indubbiamente coraggio. Adesso questi puntini hanno tradotto e pubblicato in italiano un libricino di 5 pagine
introduzione del nazismo nella filosofia. Non è introduzione alla filosofia, non è introduzione al pensiero dei Heidegger, come ci stanno tanti. C'è un'enciclopedia di cose su Heidegger. No, questo è introduzione del nazismo. Se ho letto bene, non so, adesso quando torno a casa lo rileggo 5 volte. No, non vorrei dire troppo brutalmente. Anche perché quello che conduce splendidamente sempre segnalazioni, ha scritto l'influenza del pensiero di Heidegger sul nazismo. Io sarò. Certo, chiedere agli editori di fare un bel falò, no, ricordano i nazisti, e beh. Ma questo titolo è sbagliato. O no? È sbagliata l'influenza del pensiero di Heidegger sul nazismo. Come se il nazismo avesse avuto radici diverse da Heidegger. È vero? Allora è vero, introduzione del nazismo nella filosofia. Cioè il ragionamento, il pensiero che c'è è che, sì, ma l'ha cambiata la filosofia, questo è quello che dicono tutti, ha fatto una filosofia nuova, è un pensiero nuovo. È vero, mamma mia. Sì, forse è vero. Perché anche se prima nella filosofia c'era stato sempre un pensiero razionale, il pensiero della coscienza, il pensiero che portava, questo è interessante, a quello che è accaduto marzo, a 2 mesi fa, che 2 cari italiani, cari, beh vabbè, si fa per dire, e ragionando razionalmente, se l'aborto è lecito, siccome non c'è nessuna differenza tra feto e neonato, come dice Freud, che non c'è nessuna cesura, nessuna modificazione, eccetera, è lecito anche, se la madre deve lavare i piatti, uccidere il neonato perché dà fastidio. Posso dire su Maria, ma insomma, questo è arrivato il pensiero razionale. Ma è il pensiero nazista? E vi lascio questa strada aperta. Mentre qui, nel pensiero nazista, beh, le cose le conoscete tutti, è ben note ormai, sono passati più di 50 anni, 60 anni, 70 anni. C'era una storia, e difatti il titolo, già, perché dimenticavo, l'altro ieri, occorre indubbiamente coraggio. Corriere della Sera. Non è un giornale parrocchiale, è il Corriere della Sera. È 1 milione di copie, 5 milioni di lettori. E poi l'immagine e l'identità. Heidegger, genio, razzista, impenitente. Con la M davanti alla P, perché me lo disse la maestra. B e P chiamano la M, non la N. Ve lo ricordate?
un bel titolo a tutta pagina, e si riferiva alla pubblicazione di cui avevo parlato anche l'altra volta, e cioè questo volume in cui il professor Fe, si dice così, diciamolo in italiano se non ci capiamo, Fe sembra fuoco, eccetera, no. Faie, no, meglio fa, va bene, eccetera. E racconta, è tutta la storia in 500 pagine del pensiero da Heidegger, come se, mannaggia, c'è troppo da fare, io bisogna che mandi via un po', devo mettere occupato il cartello davanti alla porta di casa, perché sennò qui non ce la faccio. Per cui devo confessare che ancora non l'ho letto tutte e 500 le pagine. Dove le trovo il tempo per leggere tutte e 500? Ma in ogni modo, e sembra che dimostri, cosa dimostra? Niente, partiamo dalla storia, e in particolare mi sto mettendo nei guai per conto mio. Devo essere un po' masochista anch'io. Racconta tutto il pensiero da cui si può ricavare, che non è che questo pensiero ha influenzato. Posso sparare alla grossa? Quindi forse è giusto, ha introdotto il nazismo nella filosofia, non nella politica. Perché poi, allora vediamo, nella realtà politica, sapete benissimo, c'è il discorso dei forni crematori, c'è il discorso della Shoah, c'è il discorso di questa. Se dici, anche con una pazzia, perché Hitler era uno schizofrenico, a parte che pare che poi direttamente non Hitler, fosse Himmler, Eichmann, fossero ben tutto il circondario che nel 42 si riunirono a stabilire la soluzione finale, cioè l'eliminazione di tutti gli ebrei esistenti al mondo. Sì, quello era pazzo per tutte le rose, è chiaro. Ma è tutti schizofrenici? Andiamoci un po' cauti, perché lui sì, era schizofrenico. Però, che lo dice Snyder pure, eccetera, un altro psichiatra, eccetera. Però che tutti fossero oppure, era una formazione di pensiero, si dice ideologia. Ma si può dire ideologia? Oppure era la formazione del pensiero che ha portato a questo comportamento? Tanto più che l'attacco agli ebrei è del 33, se non addirittura prima. Quindi nel 38 c'era la notte degli stagli, che spaccavano tutto, eccetera, eccetera, per cui molti riuscirono a scappare via. Ma la soluzione finale è del 42, quindi molto avanti. Quindi chi l'ha creata? Una cattiveria o un pensiero che si era formato nei primi decenni? Se è vero, se ci possiamo pensare che lì è di fronte all'inconoscibilità, sì, questo lo conferma. Lo conferma anche Biswanger, lo conferma anche Sartre, che c'è un Lacan, di cui abbiamo un riferimento su Repubblica di ormai sarà passata una settimana, 10 giorni, eccetera, che l'interpretazione è impossibile di questo mondo e di questo pensiero senza coscienza. Mettiamo anche dei sogni, eccetera. Un reale che esiste, che lo chiama diversamente dalla realtà,
e che sarebbe, ma non proprio la verità dell'uomo, ma qualche cosa del genere, rispetto alla realtà che sarebbe un sonno, altro discorso abbastanza schizofrenico, dissociato, ma in ogni modo, cioè significa che quando uno si sveglia e prende rapporto con la macchinetta del caffè, col caffè e con l'ufficio, allora quello è che si addormenta in verità. Insomma, non ho capito. Quindi c'è una certa mancanza di rapporto con la realtà materiale, quella biologica. Però appunto questo, ecco, che al di là della cretineria assoluta di Freud che parla di rimozione, non sarà che è stato questo Heidegger, ma credo sì, voglio dire anche altri, noi in particolare, lui, che ha portato il pensiero alla ricerca di quello che c'è oltre la coscienza, il linguaggio articolato e il comportamento, o addirittura la volontà di Schopenhauer, che ancora è una realtà cosciente, per andare a cercare qualche cosa che non fosse materiale. Allora, occorre indubbiamente coraggio per pensare che quella non è un'influenza sul nazismo, quel pensiero, è il fondamento del nazismo. La piattaforma di base è la cosa che poi va a finire, a questa idea. Sì, certo, c'è una ragione per cui dice, beh, quello era il sistema migliore, lo Zyklon era lo sistema migliore per farne fuori a centinaia di migliaia, se no come fa a ammazzarne uno per uno, a milioni, non si fa tempo, non è. Quindi inventarono lo Zyklon, che era il gas che mettevano al posto dell'acqua e mandavano gli ebrei, e non solo gli ebrei, anche zingari, omosessuali, non omosessuali, dementi, malati di mente, nelle camere a gas e poi i forni crematori. In modo da dire non rimane più niente con la cremazione. Ecco il discorso. Egli, andando un po' indietro, oltre che Stein, anche e soprattutto dopo, perché lì sostiene il Feyerabend, eccetera, che dopo la faccenda che fu destituito nel 1945 dall'insegnamento universitario, fu messo agli arresti domiciliari, eccetera, eccetera, poi fu restituito nel 1956, mi pare, tutto, eccetera eccetera, e lui ha continuato il pensiero, non parlava più come parlava eccetera, però le idee erano sempre le stesse. Adesso non so come riassumervele in qualche modo. Beh, adesso qui mi vengono le memorie sentimentali, qui non è permesso essere sentimentale, di questa cotta che mi prendevo, diciamo che ci racconti un po' di porno, non, sì, ma forse è un po' di porno, perché ero a Venezia, ero appena nato, quindi ormai liquidato il discorso della sapienza del corpo e della cura del fegato, e andavo a occuparmi della storia della mente umana, eccetera, però lì l'ambiente. Non voglio offendere nessuno, per carità, questa è tutta una ricerca, chiamiamola scientifica, per la conoscenza e rendersi conto sempre il più possibile. Ma insomma, le uniche parole interessanti erano quelle tedesche, in quel del Veneto, Venezia di giorni. Perché in italiano c'era Bini e Bazzi, Cerletti, l'Elettroshock e nient'altro. E quando l'elettroshock ho capito la grande formazione del pensiero era quello di essere capitato al macello e aver visto che i maiali venivano uccisi con una scarica elettrica sulla fronte, così Cerletti, siamo nel 38. E io dico, mamma mia che cura è psichiatrica questa, di ammazzare la gente con una scarica sul cervello di corrente elettrica. Cioè, in ogni modo, lì circolava soltanto l'elettroshock.
con la derivazione della cura di Sacher, in cui bisognava tagliare tutti i lobi frontali, con l'arte di un certo Fiamberti, che aveva inventato, invece di aprire il cranio, che era troppo difficile, andare con l'orbita, con una lancetta, e tagliare tutto il lobo frontale, in modo che questi erano completamente rincoglioniti. Fu rappresentato da Furman 40 anni fa, con qualcuno volò sul nido del cuculo, quello che era la psichiatria di qui. Io, siccome c'ho questa irrequietezza della Madonna, eccetera, eccetera, sai, il Valium non c'era ancora. Per stare un po' tranquilli, sentivo queste parole, leggevo queste parole tedesche. E adesso non so se rifilarvi le parole tedesche, ma cominciamo con una, vediamo un po'. Una che sta anche nel giornale, nel Corriere della Sera, in cui il Torno cita questo. E questo mi ha rievocato questi amori. Fernichtung. Fernichtung, annientamento, annientamento o annichilimento. Perché, come dice la curatrice, che annientamento c'è dentro la parola niente, come questa vuole regalare alla lingua italiana, ma alla lingua italiana più pulita, perché né volpi né vatti, non devo fare nomi, nessuna corrente detta postmoderna vuole parlare di annientamento. Sottile l'ipocrisia che sta nel linguaggio articolato e scritto. Meglio parlare di selezione. Insomma, selezione la fanno tutti nei concorsi, eccetera. Annientamento, però è che sia bello. In ogni modo, annientamento da rimozione, Fertrangung, eccetera. Andiamo a Fernichtung. Se le dico male, dopo mi puneranno i tedeschi, sì, certo. Ma mi fermo un attimo, un'altra volta, qui mi fermo sempre. Non vogliamo ricordare qualche cosa di cui parlavo l'altra volta. Mi pare di vagamente ricordarmi che all'inizio, adesso vediamo se poi posso continuare la prossima volta, peccato che ci sia ancora una prossima volta, che ho cominciato col pensare come sia venuto fuori questa cosiddetta, quella che turba tanto adesso le coscienze di tante persone, cioè quella che chiamano teoria della nascita. Teoria della nascita. Per cui questa storia strana di come diavolaccio, dopo, questo ve l'ho raccontato, aver osservato questa logica, e vedere com'era una logica strana, lei mi fa del male perché non c'era. Qualsiasi giudice mi assolverebbe, perché se non c'ero, io ho l'alibi che mi assolve. Uno che non c'è non può fare del male. Mi è venuto in mente l'assenza. Fa del male. Questo corrisponde a tante cose. Corrisponde al modo di dire comune, ma tu non c'eri. Ma tu sì, stavamo insieme, ma tu non c'eri. Ma questo può essere, non esserci, eccetera. E quindi però, ma io non è che ero assente veramente, c'è questo senso della parola. Ma no, non sono assente, no? È stato un attimo, ho pensato, passata quella bella ragazza, gli ho dato uno sguardo, ma non è che mi sono assentato dal lavoro, eccetera. No, assenza, ma non sarai tu che fai la non esistenza?
cioè non solo la distanza vacanze, ma addirittura la inesistenza. E da lì, ma non sarà, eccolo la sfida di nuovo. Non sarà che in tedesco questo lo so, esiste la parola, però non esiste il massimo che in lingua tedesca ha raggiunto per ricercare e tentare di comprendere questo mondo senza realtà materiale, separato, no, non separato perché è sempre del corpo, però diverso dalla realtà materiale percepibile, l'unico punto in cui è andato è Vernichtung, l'annientamento. Ma signori miei, l'annientamento è sempre qualche cosa di azione materiale. E ci è voluto una squadra di ingegneri geniali per organizzare le docce col gas e poi tirarli fuori e poi mandarli nei forni crematori e poi spegno, no, non so. Dico, annullamento non c'è incazza per niente. E la domanda, perché io ho pensato all'annullamento? Lei non c'era perché? Ma il merito? No, non lo posso dire. Mi vergogno. È di Freud. Ve l'ho raccontato. Perché nel 1920, parlando dell'istinto di morte, ha detto del nipotino di 5 anni che faceva sparire il rocchetto al di là della sponda del letto. E siccome ci aveva legato un filo, poi lo ritirava e riappariva. Poi, dopo la morte della madre, si mise accucciato sotto uno specchio e faceva sparire se stesso. Cacchio. Questo non è annientamento. Men che meno annichilimento. L'annichilimento si fa su una persona ben presente. Di schiacciarla, dominarla, plagiarla, come dicono, anche se il termine è assolutamente sbagliato. Plagiare significa copiare. È chiaro, no? Lì c'è proprio la sparizione dell'immagine. E che il discorso sia complicato sta proprio nell'articolo di questo signore, non dico il nome, di questo che sembra un lacaniano, quando dice che è... E allora, quando uno vede la propria immagine nello specchio, allora è sicuro di essere se stesso, riconosce se stesso. È così, però, quando guarda la ciabatta ai piedi del letto, come fa a essere sicuro che è una ciabatta? Dico, ma questi non distinguono affatto una realtà non materiale, l'immagine, da una realtà ben concreta. Mi pare di aver fatto una battuta un po' troppo caustica, perché ho detto forse qualcuno guardando una ciabatta riconosce se stesso. Se è la stessa cosa dell'immagine nello specchio, dico, può darsi che ci abbia pure ragione, è chiaro. Per dire che non c'è nessun rapporto col discorso della sparizione. L'immagine allo specchio, e se ti scansi, sparisce. La ciabatta, se tu ti scansi, rimane lì. Sono sicuro. Dice, ma che ne sai? La vai a vedere? E lo so. La vai a vedere e la vedi? Già. Se però te ne vai, e che ne sai che rimane lì? Signori miei, com'è successo che io avevo a che fare con cervelli di questo genere? Mi pare completamente guasti. E nonostante questo è venuto il discorso della pulsione di annullamento. E questa pulsione di annullamento, adesso non vi posso ricostruire tutto, certamente il Sein-Zeit non è che l'avessi letto tutto a quei tempi lontani, erano ancora gli anni 50, erano i primi anni 60,
Però avevo sentito questa storia e vi ripeto che gli unici pensieri che riguardavano la psichiatria stavano negli autori tedeschi. E allora io dovevo in qualche modo cavarmela nell'intendere cosa intendevano, cosa volevano dire queste con quelle parole. E il fatto della storia del nazismo con la faccenda del Vernichtung, annientamento, quello veniva proprio bene, filava, c'era un suono armonico con quella realtà storica. Annientare il popolo ebraico, anche se poi non era solo il popolo ebraico, quindi significava annientare gli altri. E questo corrispondeva a qualche cosa per cui viene detto comunemente che in Heidegger c'è l'essere per la morte. Ma questa frase è parziale. Perché? Perché l'essere per la morte è cattolico. È quello che era la sua origine di cattolico, fondamentalista, e antimodernista, eccetera, eccetera. Invece, qui c'è qualche cosa di più. Cioè, è un rendere non esistente. E già, è un rendere non esistente, cioè è più come se fosse un pensiero staccato dalla realtà del corpo, staccato dal comportamento. La domanda è, non mi riferisco alla curatrice che non vedo, insomma, dopo discuteremo, Heidegger ci è arrivato a questo pensiero della non esistenza? Di determinare col pensiero una non esistenza. Quello che era l'assenza, no? In quanto non presa a distanza, traditore, sei andato in vacanza, no. Proprio che non c'è, che quindi poteva giungere al fatto che non fosse mai esistito. Certamente sì, forse qualcuno potrebbe indovinare in Himmler, in quella cultura, in quel pensiero che dovevano eliminare tutto il popolo ebraico come se non fosse mai esistito. Però poi, no, hanno fatto una prassi per cui questo no, era un uccidere sempre, era un togliere la vita, quello che è. Non è annullamento dell'esistenza, no? È sempre una questione di morte, anche se dopo viene bruciato. Invece qui c'è qualche cosa di oltre. Heidegger c'è arrivato? E se Heidegger non c'è arrivato, è ugualmente la base del nazismo? No. È ugualmente l'influenza del nazismo? È un pensiero nuovo? Signori miei, facciamo un po' di pensieri, qualche memoria storica. Gengis Khan faceva le stragi complete. Era annullamento? I crociati hanno ammazzato, per quei tempi era molto, 100.000 ebrei. Era pulsione. Ah no! L'ho detto, scusatemi. Era annullamento o era sempre distruzione, qualche cosa che riguardava il comportamento del corpo, mentre l'annullamento è solo movimento, sì, o assenza di movimento del pensiero, è il massimo astratto possibile, eccetera eccetera. E questo adesso si tratta di discuterlo e vedere bene, e poi non vi vorrei rovinare, anche se lo farei molto volentieri, le vacanze, perché può
poi bisognerà scoprire per finire questo corso. Come mai è venuto in mente a me? Non solo. Adesso mi riferisco a tutte quelle altre ore in cui vi ho tentato di raccontarvi, di ricostruire un po' come è venuto. Ecco, qui lo posso dire, questo pensiero nuovo. Cioè, pulsione, annullamento e fantasia di sparizione. No? Perché io ho cominciato con queste due parole. Non ho cominciato con pulsione, annullamento. Ho cominciato con fantasia di sparizione. Di pulsione e annullamento ho parlato nel primo capitolo di Istinto di morte e conoscenza, quando ci sono le prime pagine in cui, di fronte all'identificazione proiettata, la morte del padre significa annullamento, eccetera. Assenza, così via dicendo. Non c'è separazione. Con, non tanto ricordo, non ricordo, ma memoria, eccetera. Ma no, mancano ancora 7 minuti. D'accordo. Allora, cercare come, perché in quest'ambito, in questa, è in questa storia della psicologia dinamica, come dal separarsi dalla medicina, che purtroppo ancora, anche in psichiatria, è organicista, per andare a fare una psicologia vera, bisogna occuparsi di filosofia, bisogna occuparsi di questo andamento, movimento del pensiero umano, che è, purtroppo parte da molto lontano, in cui da molto lontano c'è questa scissione, ma enorme, madornale, che io non ho mai capito, forse perché io non l'ho mai capita. Come si fa a realizzare quello che più o meno direttamente hanno sempre detto, che nel sonno non c'è pensiero. Ma chi non ha pensiero è il morto. Per quel che ne so, un minimo di rapporto con la realtà, direbbe che chi dorme non è morto. Posso ancora dire che c'erano i sogni. Ora, dei sogni mi sono occupato quasi subito. Non propriamente, forse adesso non mi ricordo qualche particolare, ma no, forse non adesso, ma certamente me ne sono occupato molto a Padova, dopo 2 anni di psichiatria a Venezia. Lì c'era tutto l'organicismo, eccetera, e lì sono stato in quella realtà per 2 anni e contava soltanto il comportamento, eccetera. Io osservai il comportamento e al più, anzi molto, il linguaggio articolato. Il linguaggio, quello che dicevano e come lo dicevano, anche se parlavo con alcuni che mi dicevano, facevano discorsi esattissimi. Non c'era la schizofasia, non c'era un discorso assurdo, dissociato, no. Era soltanto il comportamento che era strano. Per un movimento, poi nemmeno tanto, ma era un'inerzia, era una specie di menefreghismo, una specie di, vabbè, ormai rassegnati e non rassegnati. Il problema grosso era clinico, il lavoro era sulla clinica, che diceva,
ma questo è depresso, è uno stupor depressivo o altro? E voi lo sapete, ve l'ho detto tante volte, perché non avevano l'aria dei depressi. I depressi si vedono quando è la fine. Si può fare una diagnosi clinica molto netta. Questi no. Sì, quelle poche cose, quella vita semplice che conducevano senza tante esigenze, domande, eccetera, non era vera e propria depressione. Era quella volta, scusate la parola, non vorrei dire parole che hanno avuto tutto il loro significato negli ultimi anni, negli ultimi tempi, dopo questa ricerca. È indifferenza, questo. E lì scoprire poi che non era indifferenza, ma era altra cosa, che scoprì nelle cartelle dell'Ottocento, di 100 anni prima, e che rividi nel 68. Fatuità. Fare le cose così, tanto per, come si dice comunemente, tanto per fare, eccetera. E poi anche stolidità. Cioè fare le cose che sarebbero normali. Dice un'opinione, un modo di fare, fatte in modo tale che però avevano una caratteristica particolare. Per cui cosa ho fatto io? Mi sono andato a vedere quello che diceva Bismarck sul manierismo, cioè un certo atteggiamento che potrebbe essere così, uno un po' soprappensiero, eccetera, no? Fa le cose normali, apparecchia, si veste, eccetera, però ci mette un qualcosa, e che vi dico, come se fosse, non so perché, forse per questo lo chiamano manierismo, perché in pittura nel Cinquecento, dopo i tre grandi, si parlò di manierismo nel senso che impostavano la pittura sul seguire, per non dire ripetere, il modo di dipingere dei tre grandi, Leonardo, Raffaello e Michelangelo, questi tre. Poi qualcuno dice che non è nemmeno vero, eccetera. E allora è lì che, già, e qui adesso ricominciamo quasi da capo, cioè vedere, se spaventati, vedere come in certo modo svuotavano di un senso, di un qualcosa. E allora io sono andato a portare, adesso lo dico velocissimamente, tanto disgraziatamente abbiamo altre 2 ore tra 15 giorni, a prendere le parole per vedere se avevano un significato o no. Se avevano o no, un significato l'avevano. La forchetta resta forchetta, serve per mangiare. Così il piatto, eccetera. Se non avevano il senso. Cioè qualche cosa che andava oltre il significato, che c'è in tedesco come parola, eccetera. E allora vedere che quello si perdeva, non c'era, per cui le parole venivano dette, ma che se venivano dette o non venivano dette era la stessa cosa. Non rimanevano. Io tante volte dico come se fossero indicazioni dei cartelli stradali, che tu lo vedi, Pantheon a destra, l'altro a sinistra, eccetera, eccetera, ma non dicono un'indicazione, eccetera. E allora lì ho pensato, questo è il ricordo cosciente, che magari adesso tutti voi vi dice dove avete messo la macchina, ma non vi dice altro. No, c'è un'altra realtà che sta sotto, che è non direttamente percepibile, ma esiste. Ed è quello di cui appunto farneticano, dicono, eccetera. Adesso, senza fare tutte le citazioni che vi ho detto l'altra volta a proposito di Lacan, eccetera, eccetera, a proposito di questo da Bismarck a Sartre che dicevano, che dicevano dell'esistenza, ma della impossibilità di comprendere l'impossibilità dell'interpretazione.
hanno stabilito sempre dei, ma anche in Heidegger. Trovare, ecco, doveva trovare la parola, ma l'unica parola che ha trovato è quella del Vernichten, che effettivamente si può legare a questa storia delle camere a gas e dei forni crematori, annientare una popolazione in modo che, cosa che poi si è verificata, per fortuna, in modo di eliminarne 6 milioni, sì, eliminare gli individui, ma lasciare che cosa? La realtà o la storia, senz'altro, del popolo ebraico. Se uno fa l'annullamento, riesce a rendere non esistente nel pensiero la storia o del popolo ebraico o di un altro popolo o di una cosa qualsiasi, e quindi vive come se non fosse mai esistito. Non, il non c'è, l'assenza totale dalla storia dell'uomo, e diventa una storia completamente delirante, una storia completamente delirante, perché ai limiti forse non c'è nemmeno una prassi. Ecco la cosa terribile, che la prassi di eliminazione fisica di 6 milioni di ebrei è perché non era annullamento, altrimenti il pazzo fa questo annullamento, non esiste, e la cosa finisce lì, se ne sta bello tranquillo, un comportamento normale. E questo, che poi è basato su quell'altra parola che è di difficile, è difficile trovare anche nei testi nel suo significato, che si chiama un'affettività, assenza di affettività, che non è la carezza al gatto. Perché stavolta non è troppo. Abbiamo ancora 2 ore, continuerò. Il 19, mi pare. D'accordo. Ah.